non fateci arrabbiare questa sera, perché altrimenti arriva Kevin. Allora, buonasera Kevin. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, capiamo subito appunto di che cosa parliamo. Tu ci presenti la Italian Defense Academy. Che cos'è? Allora, Italian Defense Academy è un'accademia, come dice appunto il nome in inglese, di arti marziali e sport a combattimento. Okay. Quindi noi ci occupiamo di tutto quello che è il settore sia agonistico e sia marziale per gli sport a contatto. Ok, allora capiamo appunto che tipo di discipline marziali trattate. Allora, facciamo una distinzione veloce tra la disciplina marziale e lo sport a combattimento. Okay. La disciplina marziale, che sono le classiche che tutti conoscono come judo, karate e aikido, è proprio una disciplina di vita e uno stile di vita, mentre lo sport da combattimento è finalizzato alla forma sportiva. Ok. Quindi, partendo da questo, nel nostro training center offriamo, per chi vuole praticare le arti marziali tradizionali, due arti marziali giapponesi, che okay. sono il jiu-jitsu giapponese e l'aikido, che sono okay. classiche. Mentre invece chi vuole intraprendere la carriera sportiva, agonistica e non, abbiamo la K1 kickboxing, sia per grandi che per bambini, e poi ci occupiamo di arti marziali miste, l'MMA. Ok, allora capiamo, sicuramente tratterete tutte queste arti anche da un punto di vista agonistico. Allora capiamo come funziona una sessione agonistica. Allora, diciamo che gli agonisti che vogliono intraprendere la carriera da marzialisti misti hanno generalmente tre tipologie di allenamenti settimanali. Okay. Essendo appunto arti marziali miste, devono curare un po' tutto quello che è il background, deve essere completo. Quindi su tre sessioni per gli amatori fanno una sessione di braccia e gambe di kickboxing, fanno una sessione di lotta, che è lotta greco-romana, libera, Brazilian Jiu-Jitsu e wrestling mescolati insieme, e lo chiamano grappling, sì. e poi fanno una sessione dove le due lezioni precedenti vengono unite per creare le MMA appunto. Ok, allora andiamo a capire anche, dacci qualche consiglio se volessimo avvicinarci a questo tipo di discipline. Beh, diciamo che in età adulta io consiglio di praticare subito MMA, mentre per un bambino, vuoi un po' perché non ci sono centri specifici ancora comunque in Italia, consiglio sempre una disciplina giapponese che comunque gli dà una capacità motoria abbastanza importante per poi andare avanti, quindi karate, judo e tutte queste discipline, anche se stanno nascendo nuovi corsi di MMA per bambini, però diciamo che per un bambino è difficile, specialmente nelle nostre città, quindi Verona, Mantova, Vicenza, è ancora abbastanza difficile trovare questa tipologia di corsi e soprattutto maestri che sono pronti per insegnare dei bambini. Ok, invece capiamo se volessimo appunto un affermato diciamo combattitore, si può dire, no? A livello agonistico. Fighter generalmente. Fighter. Allora, tutto in inglese, sì, proprio. Sì, sì. Allora, andiamo a vedere un fighter appunto che consigli deve seguire, che cosa tu raccomandi? Beh, sicuramente un fighter, quindi, che vuole diventare professionista, deve non allenarsi più tre volte a settimana, ma gli allenamenti a settimana sono sei. Quindi chiaro. Ci sono i classici tre allenamenti come l'amatore, che si fa col gruppo generalmente, e poi si fanno gli allenamenti individuali. Okay. È importante avere maestri competenti in discipline singole, quindi i tuttologi nelle arti marziali miste non fanno tanta strada. E deve seguire una dieta abbastanza ferrea, perché appunto si combatte per peso, quindi deve avere un buon rapporto tra il peso e la muscolatura, certo. e tra il cardio soprattutto, quindi l'atleticità del movimento, e insomma deve rinunciare un po' ai piaceri della vita. Ok, allora niente dolce, dici? Ma sì, una insomma, volta ogni tanto. Esatto, appunto, molto equilibrato, appunto. Andiamo a vedere invece la tua di storia. Ci racconti un po'. Sì, allora, la mia storia parte da bimbo, dal 1986, quindi a 6 anni ho intrapreso la strada del karateka, quindi ho fatto karate per 2 o 3 anni, poi mi sono spostato, diciamo, in età un preadolescenziale verso lo Yosekan Budo, che è un'altra disciplina giapponese, per poi dedicarmi a 14-15 anni fino a 27 anni di età solamente al combattimento in piedi come okay. kickboxing e box francese Savate. Okay. Dopodiché ho conosciuto il mio primo maestro di MMA, che è Alessio Saccara, famoso fighter e ormai anche sui social okay.
e tutto quanto. Ho conosciuto lui, mi sono appassionato dell'MMA e dal 2007 fino al 2016 ho fatto parte della sua legione, chiamata la sua scuola, uh-huh. e mi ha insegnato praticamente tutto quello che so oggi sulle arti marziali miste. Ok, allora andiamo a dare appunto le coordinate di questa accademia. Allora, quindi questa accademia, l'Italian Defense Academy, si trova il Training Center in via Franklin Vivenza numero 16 a Mantova. Invece il numero è il 345 8271 720, l'indirizzo email è info@italiansdefenseacademy.com. invece su Facebook vi troviamo sotto il nome di Italian Defense Academy Training Center. Poi abbiamo anche Instagram @Italian_Defense_Academy. YouTube troviamo i tuoi lavori invece sotto il nome di Kevin Moietta. Il sito web www.italiandefenseacademy.com. Allora Kevin, noi ti ringraziamo per averci dato questa carrellata e averci dato questi preziosi anche consigli e ti salutiamo. Grazie mille.